Tra poco conosceremo Fabio Zaffagnini, che arriva da Ravenna, però è precisamente da? Da Fusignano. Fusignano, bisogna fare le giuste differenze. A casa mia ci tengono. È un grande viaggiatore che ha fatto del viaggio la sua vita, è riuscito proprio un passo dopo l'altro a inventarsi un lavoro bellissimo che adesso andremo a scoprire. Però prima stavamo commentando proprio le immagini dell'Etiopia, perché Fabio nel suo girovagare è stato anche in Etiopia. Abbiamo delle immagini che vorrei far vedere. Dove sei stato in Etiopia? Sono stato nella parte meridionale dell'Etiopia. In realtà l'Etiopia può essere divisa in due parti sostanzialmente. Quella al sud è più incentrata sulle popolazioni, sulle tribù che mantengono questi riti ancestrali, sono molto interessanti. Tu eri andato per incontrare le popolazioni. Esattamente, mi ero documentato prima aiutato da un professore di Oxford, che ho telefonato a casa, sono andato a trovarlo, mi ha detto devi andare qua, vedrai che troverai delle cose molto interessanti, ed effettivamente in quelle zone ci sono delle popolazioni che vivono in uno stato davvero ancora pazzesco. Cioè primordiale, possiamo dire. Vivono nelle capanne, bevono sangue animale, si mettono questi piatti labiali all'interno del labbro, praticano dei riti che sono anche piuttosto violenti, se vogliamo. È una cosa molto molto forte e molto interessante. E ti ha lasciato abbastanza colpito, credo. Beh, devo dire di sì. Il viaggio ti può cambiare la vita? Ma certo, il viaggio cambia sempre la vita. Ogni viaggio cambia una parte di vita. Sì. E lui se l'è fatta cambiare davvero la vita, ma lo scopriamo. Questo cambio è legato anche a questo strano marchingegno che abbiamo qui, subito dopo la pubblicità. Rimanete con noi. A parlare con Fabio Zaffagnini. Fabio, tu sei un geologo, hai lavorato presso l'Istituto di Scienze Marine del CNR di Bologna. Poi sì. A un certo punto hai detto la mia vita cambierà. Ecco il famoso passo, il primo passo verso un cambiamento. E la sua vita è cambiata facendo un'invenzione, io lo dico io, me ne assumo la responsabilità, prima che ha anticipato il colosso di Google, perché ha detto: Google racconta il mondo, no? Fa vedere gli street view, cioè le visioni delle strade del mondo, le città, tutto quanto, però nessuno fa vedere i sentieri del mondo. Per cui si è inventato questo apparecchio, che cos'è esattamente, Fabio? È un sistema di acquisizione che scatta foto panoramiche ogni 5-6 secondi collegate a una coordinata. Quindi non facciamo nient'altro che riproporre all'interno di uno zaino quello che Google fa utilizzando delle automobili per mappare strade asfaltate. Quindi nel 2011 ho iniziato a pensare, ma perché non proviamo ad andare fuori dalle strade asfaltate, percorriamo sentieri, quindi montagne, foreste, deserti, parchi naturali. E quindi insieme a un mio amico, si chiama Gabriele, abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto. Inizialmente il nostro ufficio erano i pub di Cesenatico, e il nostro cantiere era la cucina di casa mia. Abbiamo cominciato a sviluppare questo prototipo quasi per gioco, e adesso è diventato la nostra vita. Ma una cosa bellissima, guardate in che modo funziona, perché abbiamo un filmato dove ti vediamo all'azione, guardate. Dice, l'abbiamo visto delle immagini, ma chissà come sarà, chissà come peserà. Adesso facciamo vedere che è facilissimo da indossare, ok? Sì. Andiamo nel centro del nostro studio. Prego, Fabio, è uno zaino, quanto pesa? Peserà circa 6 kg. 6 kg? Bisogna essere soltanto camminatori. Sì, esatto, a una persona deve piacere camminare. Deve piacere camminare, poi in tutti i sentieri del mondo. Esatto. Uno può
far vivere queste emozioni anche a coloro che non si muovono mai, quelli che stanno a casa sempre. Sì, infatti l'idea è proprio quella di dire, ok, facciamo vedere com'è un posto che uno non avrà mai l'occasione di vedere, piuttosto che vedere in anteprima la meta della destinazione di un prossimo viaggio. E certo, oppure la semplice fotografia. Adesso il nostro obiettivo è raggiungere Giuseppe Pinetti. Ok, ce la possiamo non è fare. Difficile. Ecco, tutti potrebbero vivere l'emozione a casa di vedere l'incontro pensa, con Giuseppe. Pensa che emozioni che seguono questo sentierino qua verso di me. Che porta tutti a te. Ma c'è l'audio? Ma no, no, ma no, l'audio non c'è. Ma allora quindi potevo sei muovere salvo. La bocca senza dire niente. Non era importante il contenuto. Guarda, dire. Non farmi fare battute. È sempre importantissimo quello che dici, Giuseppe. Prego, accomodati. Potrei portarlo anch'io se pesa soltanto 6 kg. A questo proposito, Sara e Timur, loro fra un po' ci racconteranno il Kazakistan. Potreste utilizzarlo anche voi per andare nei sentieri del Kazakistan. Però salutiamo prima di tutto il Kazakistan. È vero che ci stanno guardando? Sì, verissimo, ci seguono tutti in diretta. Ci abbiamo seguono in diretta, in diretta. Esatto. Quindi salutate, di qualcosa in kazako. Всем привет, Казахстан, спасибо. Мы очень рады, что вы нас смотрите. Sì, adesso, cosa hai detto? Fino a ciao, Казахстан, grazie, ho capito. Fino a ciao, abbiamo capito. Cosa hai detto? So, ho detto grazie per vedere a noi e grazie per seguire questo viaggio. Ah, ecco, perché Timur è multietnico per eccellenza, è un po' kazako, un po' russo, un po' argentino, un po' britannico sì. E parla italiano ed è fidanzato di Sara, quindi proprio abbiamo fatto l'unplane, davvero, davvero l'unplane. Allora, perché io ho detto, prego Stefano. Chiedere a Fabio, perché io prima si parlava di Islanda in inverno, però sì. Anche d'estate è bella, e quest'estate molto probabilmente sto cercando di organizzare un trekking nei fiordi occidentali, che è la zona un po' più remota, meno turistica, dove ci sono un sacco di sentieri che passano vicino ai ghiacciai. Fantastico. Se non lo usi... non se non lo usa. La cosa che ha inventato Fabio, perché ok, lui ha creato questa, come si chiama, no? Startup? È una startup, ecco. Si chiama Trail Me Up. Come si chiama? Trail, come Trail sentiero, Me up. Ovviamente non è che può fare soltanto lui i percorsi, no? Perché dovrebbe camminare tutta la sua vita senza interruzione. Il nostro obiettivo infatti sarebbe quello di mappare tutti i sentieri del mondo, noi siamo solamente in 5, non ce la faremo mai, e quindi abbiamo avviato questo sistema di reclutamento attraverso il quale chiunque voglia si può candidare come mappatore, e noi gli mandiamo uno dei nostri zaini a casa, glielo lasciamo per il tempo necessario, quindi loro mappano, ci restituiscono lo zaino e lo pubblichiamo tutto gratuitamente online. Tutto gratuitamente? Gratuitamente online per conoscere i sentieri del mondo, quindi te lo può far avere tranquillamente Stefano. E ti regaliamo okay. Anche una maglietta. E ti regalano pure una maglietta, ma la regali pure a me, ti faccio un sentiero della Val di Non dove vado d'estate. Non è lunghissimo, però te lo faccio. Allora, continuiamo a parlare seriamente. Questi sentieri del mondo, il tuo sogno è di mapparli tutti? Quindi sei andato avanti a Google, perché Google ancora non l'ha fatto, ma adesso pensi che lo stia facendo? Allora, Google attualmente sta mappando qualche sentiero in qua e in là. Fortunatamente i sentieri nel mondo sono tantissimi, quindi se Google va in Austria noi andremo in Svizzera, se non vanno in Svizzera andremo in Germania, quindi c'è spazio anche per noi, anche perché insomma pensare che Google è un nostro competitor è assolutamente fuori discussione. No, certo, purtroppo noi siamo troppo piccolini, io dico già noi perché tu ormai fai parte del mondo insieme, quindi ormai fai parte del gruppo. Sì, ma certo, ma poi l'obiettivo di fondo non è neanche tanto quello, insomma, riuscire a sovrastare un colosso come Google, quanto piuttosto seguire la nostra passione, che è quella per i viaggi, quella della conoscenza, quella della divulgazione, perché comunque questo è uno strumento che permette a tante persone di viaggiare e non è un problema se lo fanno anche altri, anzi, ben venga. È una cosa bellissima, però Fabio, la cosa importante che io ho detto è riuscito a farlo diventare un lavoro. Sì. Perché la cosa bella è che questa iniziativa è messa a disposizione un po' di tutti, non soltanto di coloro che magari non potranno mai fare un percorso in un sentiero, perché ad esempio adesso stavo vedendo delle immagini molto belle del Bryce Canyon sì. Negli Stati Uniti d'America, insomma chi è che potrà andare nella vita a vedere il Bryce Canyon? Qualcuno fortunato sì, ma la maggior parte no. E invece attraverso il sito Trail Me Up. Ma lo mettiamo in sovraimpressione così almeno ce lo ricordiamo.
uno è come se vivesse l'esperienza di essere stato lì. E poi ci sono tanti enti del turismo, sì, ti fanno delle proposte di raccontare il loro territorio. Sì, perché il concetto è quello di far vedere realmente com'è un posto. Molto spesso quando noi cerchiamo delle informazioni online troviamo la classica foto patinata che non rende giustizia del posto, nel senso lo rende molto bello, però poi magari uno ci va e non lo trova esattamente così. E quindi per riuscire a formare e dare un po' più di consapevolezza su com'è un posto, questo probabilmente è uno strumento più efficace, perché non c'è l'inquadratura dentro una realtà virtuale, vedi il posto esattamente com'è, e questo secondo me è anche un modo di insegnare il modo giusto di viaggiare, cioè non andare a cercare per forza la foto cartolina, ma godersi il percorso, godersi la maggior parte degli spazi che non sono nient'altro che il sentiero. E adesso immagino che dall'Islanda sicuramente ci sono dei posti pazzeschi, però uno dei ricordi più vivi magari saranno i chilometri, chilometri, chilometri di strada fatti senza vedere nient'altro. Nei miei viaggi molto spesso quello che mi rimane non è tanto la meta quanto i piccoli imprevisti che sono successi durante il percorso, quelle cose che si ripetono uguali per ore e ore e ore, perché sono le cose che mi lasciano un ricordo più vivo, più intimo. E probabilmente questo è un modo per avvicinarsi verso questa direzione, cioè vedere anche quello che non è una cartolina. Assolutamente. E Fabio, è una domanda banale, ma te la devo fare. Fra tutte le tue camminate, qual è il sentiero che ti ha colpito di più, che ti è rimasto nel cuore? Ce ne sono tantissimi. No, lo chiedono sempre a me. Il posto del mondo che ti piace di più? E io dico sempre, non si può dire, come mamma e papà che butteresti dalla torre, però io da te lo voglio sapere. Ma forse un percorso negli Stati Uniti, in un parco che si chiama Vermilion Cliffs, dove possono entrare solamente 10 persone al giorno. Vermilion Cliffs, lo cerchi Giuseppe? Così vediamo che parco è. Ma c'è nel tuo sito? Sì che c'è, certo. Trail Me Up, cerchiamo anche il sito, ma è www.trailmeup.com. È un posto in cui possono entrare solamente 10 persone al giorno, estratte a sorte il giorno prima. Vabbè, ma è una cosa pazzesca. Ed è un posto talmente delicato dal punto di vista geologico che non possono permettere l'accesso di troppi turisti, perché altrimenti sono delle arenarie particolarmente sensibili, e quindi lo limitano, ed è un posto pazzesco. Molti di voi che hanno il computer vedranno la foto di quel posto nel proprio screenshot. Sì, perché, ma non avranno mai la sensazione di averci camminato, esatto, dentro. Esatto, lì si passa esattamente dal centro, è stata una grande avventura, abbiamo rischiato di non riuscire a tornare indietro perché ci eravamo persi, e quello comunque è uno dei posti più belli che abbiamo mai visto. L'hai trovata, Giuseppe? La stiamo cercando. Ma che lentezza! Ma deve andare fin là. Stefano! Faccio una domanda tecnica, siccome quando uno fa un trekking solitamente viaggia solamente col proprio zaino, sì, e magari però uno deve prendere un aereo nel frattempo, come la porti tutta quella roba lì in aereo? Allora, questo si smonta e si può portare, una parte si può portare nel bagaglio a mano, nell'altra si mette in valigia. Ad esempio le batterie non si possono portare nel bagaglio a mano, quindi si imbarca tutto. Beh, vabbè, insomma, poi si risolve. I viaggiatori veri non portano mai tanto peso, no? Perché sennò, esatto, non sono dei viaggiatori veri. Adesso partiamo per la prossima meta. Giuseppe, non mi hai trovato la fotografia. Qual è? È che lui ha un sito che è zeppo di sentieri. Io pensavo ne avesse 10, dico, lo trovo subito. Vabbè, lo cerchiamo per dopo. Per adesso abbiamo una partenza.